Quali sono, diciamo, i capisaldi di un check-up importante, quindi non un controllo saltuario, ma un check-up continuativo nel tempo? Allora, per quello che riguarda il tumore, noi dal punto di vista della diagnostica, sicuramente direi la TAC toracica a basso dosaggio, soprattutto nei fumatori, che ricordiamo essere comunque il 30%, l'ecografia addominale e nella donna la ricerca del papillomavirus per il tumore dell'utero e alcuni altri marcatori ancora più moderni per il mondo della donna. Nel maschio, ovviamente, grande attenzione alla prostata. Grande attenzione anche nel maschio, ovviamente al torace, un'ecografia addominale e dal punto di vista cardiologico, certamente una prova da sforzo, ma una prova da sforzo ben fatta, non le tre pedalate via o il test del gradino che viene fatto per l'idoneità sportiva. La prova da sforzo deve essere una prova da sforzo importante. A noi capita molto spesso di avere dei pazienti che non sapevano di essere pazienti a già 40, 45, 50 anni, che fanno una prova da sforzo asintomatici, che fanno una prova da sforzo che viene positiva, mandati in coronarografia, hanno un'occlusione del 90-95%. In questi casi vuol dire che veramente noi salviamo il paziente da un infarto sicuro nell'arco dei prossimi anni. Quindi i capisaldi, ripeto, sono il medico che ascolta e il paziente che ti dice. E la diagnostica toracica addominale e il test da sforzo.